Cari fratelli e sorelle, è motivo di gioia e gratitudine a Dio poter incontrare qui, in Campidoglio, nel cuore di Roma, illustri leader religiosi, distinte autorità e numerosi amici della pace. Abbiamo pregato gli uni vicino agli altri per la pace. Saluto il signor Presidente della Repubblica Italiana, onorevole Sergio Mattarella, e sono lieto di ritrovarmi con mio fratello, Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. Apprezzo tanto che, nonostante le difficoltà di viaggio, lui e altre personalità abbiano voluto partecipare a questo incontro di preghiera. Nello spirito dell'incontro di Assisi, convocato da San Giovanni Paolo II nel 1986, la comunità di San Egidio celebra annualmente di città in città questo avvenimento di preghiera e dialogo per la pace tra credenti di varie religioni. In quella visione di pace c'era un seme profetico che, passo dopo passo, grazie a Dio è maturato, con inediti incontri, azioni di pacificazione, nuovi pensieri di fratellanza. Infatti, volgendoci indietro, mentre purtroppo riscontriamo negli anni trascorsi dei fatti dolorosi, come conflitti, terrorismo, radicalismo, a volte in nome della religione, dobbiamo invece riconoscere i passi fruttuosi del dialogo tra le religioni. È un segno di speranza che ci incita a lavorare insieme come fratelli. Come fratelli. Così siamo giunti all'importante documento sulla fratellanza per la pace mondiale e la convivenza comune che ho firmato con il grande imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, nel 2019. Infatti, il comandamento della pace è iscritto nel profondo delle tradizioni religiose. I credenti hanno compreso che la diversità di religioni non giustifica l'indifferenza o l'inimicizia. Anzi, a partire dalla fede religiosa si può diventare artigiani di pace e non spettatori inerti del male della guerra e dell'odio. Le religioni sono al servizio della pace e della fraternità. Per questo anche il presente incontro spinge i leader religiosi e tutti i credenti a pregare con insistenza per la pace, a non rassegnarsi mai alla guerra, ad agire con la forza mit della fede per porre fine ai conflitti. C'è bisogno di pace, più pace. Non possiamo restare indifferenti. Oggi il mondo ha un'ardente sete di pace. In molti paesi si soffre per guerre, spesso dimenticate, ma sempre causa di sofferenza e povertà. Il mondo, la politica, la pubblica opinione rischiano di assuefarsi al male della guerra, come naturale compagna della storia dei popoli. Non fermiamoci su discussioni teoriche. Prendiamo contatto con le ferite, tocchiamo la carne di chi subisce i danni, prestiamo attenzione ai profughi, a quanti hanno subito radiazioni atomiche e gli attacchi chimici, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati o privati della loro infanzia. Oggi i dolori della guerra sono aggravati anche dalla pandemia del coronavirus e dalla impossibilità in molti paesi di accedere alle cure necessarie. Intanto i conflitti continuano, e con essi il dolore e la morte. Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti di tutti i giorni
i mesi, gli anni di guerra che hanno passato e che hanno colpito i popoli. La parola del Signore Gesù si impone per la sua sapienza profonda. Rimetti la spada al suo posto, egli dice, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. Quanti impugnano la spada, magari credendo di risolvere in fretta situazioni difficili, sperimenteranno su di sé, sui loro cari, sui loro paesi, la morte che viene dalla spada. Basta, dice Gesù, quando i discepoli gli mostrano due spade prima della passione. Basta. È una risposta senza equivoci verso ogni violenza. Quel basta di Gesù supera secoli e giunge forte fino a noi oggi. Basta con le spade, le armi, la violenza, la guerra. Come uscire da conflitti bloccati e incancreniti? Come sciogliere i nodi aggroveglianti di tante lotte armate? Come prevenire i conflitti? Come pacificare i signori della guerra o quanti confidano nella forza delle armi? Nessun popolo, nessun gruppo sociale potrà conseguire da solo la pace, il bene, la sicurezza e la felicità. Nessuno. La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che si ci può salvare unicamente insieme. La fraternità che sgorga dalla coscienza di essere un'unica umanità deve penetrare nella vita dei popoli, nelle comunità, tra i governanti, nei consessi internazionali. Così lieviterà la consapevolezza che ci si salva soltanto insieme, incontrandosi, negoziando, smettendo di combattersi, riconciliandosi, moderando il linguaggio della politica, della propaganda, sviluppando percorsi concreti per la pace. Siamo insieme questa sera come persone di diverse tradizioni religiose per comunicare un messaggio di pace. Questo manifesta chiaramente che le religioni non vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza, chiedono a tutti di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di speranza. Infatti, con l'aiuto di Dio, è possibile costruire un mondo di pace e così, fratelli e sorelle, salvarci insieme. Grazie.